devo dire che ormai Ettore più o meno ha detto tutto. Io volevo solo aggiungere quindi alcune osservazioni. La prima è che abbiamo fatto in effetti un questionario. Il questionario è ben 8 domande con sottodomande, eccetera. Forse era un po' troppo tecnico e complesso. Devo dire subito, dunque, questo questionario l'abbiamo mandato ai capi coalizioni e ai candidati premier del prossimo governo. E dico subito, chiaro apertamente, che non siamo stati sommersi dalle risposte. E quindi a questo punto abbiamo anche deciso di passare dalle domande, andare ad esaminare quelli che sono i programmi presentati dai partiti e combinare un po' le due iniziative assieme. Quindi intanto le domande ancora circolano, le risposte speriamo che circolino ancora di più, c'è ancora una settimana di tempo, però intanto ringrazio veramente i rappresentanti dei partiti, dei movimenti che hanno deciso di partecipare a questo dibattito. Credo che già oggi alcune risposte si possano avere. Le domande erano ad esempio, siamo tutti d'accordo che non va più messo in discussione l'euro, è una domanda evidentemente molto semplice, da quello che sentiamo in campagna elettorale ancora ci sono delle riserve sulla risposta da dare. In effetti alcuni propongono, come diceva Ettore, di pensare ad altre strade. L'altra domanda era, siamo tutti d'accordo che le disposizioni del fiscal compact, per quanto difficili da applicare, per quanto dure, eccetera, debbano essere in ogni caso applicate, continuamente applicate. E siamo andati anche a pensare ad altre domande. Una delle domande è, siamo disponibili a pensare a un'eurozona dell'euro su cui costruire anche un'eurozona della difesa, come in qualche modo è previsto dallo stesso trattato di Lisbona. Che cosa vuol dire questo? È la sottodomanda. Siamo pronti ad andare avanti anche senza la Gran Bretagna su questa strada, che lo sappiamo è un vecchio tabù, tutti continuano in Europa a dire un'Europa della difesa non fa nessun senso se non c'è la Gran Bretagna. Ecco, noi chiediamo invece se non sia il caso di cominciare ad andare avanti. Poi lo sappiamo, la storia dell'Unione Europea è piena di ripensamenti da parte inglese, ma insomma. Quindi erano tutta una serie di domande inutili che vi ripeta, ci sono qui, le avete sotto mano, i nostri partecipanti alla tavola rotonda le hanno già viste. Io riprendo solo alcuni, quindi nell'esaminare i programmi dei partiti, perché poi era quella l'unica cosa di sostanza che avevamo sotto mano, a questo punto ci siamo accorti di nuovo che l'Europa viene essenzialmente trattata nel preambolo dei partiti. Tutti iniziano la descrizione del loro programma parlando dell'Europa. Questo è sicuramente. Quello che però stupisce è che al di là di questa, diciamo, giusta prioritizzazione dei temi, poi il tema europeo scompare da tutto il resto. Cioè che si tratti di lavoro, che si tratti di ricerca, che si tratti di agricoltura, dicendo i riferimenti all'Europa quasi sempre scompaiono. Eppure sappiamo perfettamente che l'Europa non è semplicemente la dichiarazione o il preambolo iniziale, entra nella vita di tutti i giorni e soprattutto nelle politiche economiche e sociali di ciascun paese. Quindi è evidente che se uno parla di lavoro, se uno parla di pensioni, se uno parla di questo, deve fare riferimento anche a quello che succede in ambito di Unione Europea, alle nostre posizioni da sostenere in ambito di Unione Europea e così via. E quindi c'è il senso che il riferimento all'Europa, almeno nella campagna elettorale, come diceva Ettore, rimanga
come nostra tradizione, un elemento essenzialmente retorico, che una volta trattato poi dopo si fa fatica a riprenderlo nelle varie articolazioni e nei vari altri importanti temi. Certo, questa è una campagna elettorale nazionale, quindi è giusto che si parli, è ovvio che si parli del nostro paese, però insomma l'Europa conta tantissimo nel nostro paese, conta enormemente, e questa marginalizzazione, se vogliamo, del tema europeo non riflette non solo la realtà, diciamo, delle politiche, della vita sociale ed economica, ma non riflette neppure il peso che l'Europa ha sui governi. È evidente che il governo Berlusconi è caduto essenzialmente sull'Europa e il governo Monti si è retto essenzialmente sull'Europa, e quindi è abbastanza evidente che nel momento stesso in cui noi avremo un nuovo governo, il nuovo governo dovrà dare delle risposte concrete e particolarmente veloci, perché l'Europa non sta ad aspettare, su tutte le tematiche con cui noi andiamo a trattare in Europa. E quindi questa, diciamo, superficialità, mi sia concesso di dirlo, non vale per tutti naturalmente, ci sono delle eccezioni, non sto qui a distinguerlo, sinceramente ci lascia un po' perplessi sul futuro, fra il resto, del tema europeo nella vita reale di questo paese, eccetera. Ad esempio, voglio fare un esempio. Ultimamente il tema di polemica è stato il bilancio comunitario, il bilancio dell'Unione Europea. Chi dice è stata una vittoria per il paese, chi dice no, assolutamente il paese non ne ha tratto dei vantaggi. Ecco, questa è un'ottica sbagliata di affrontare il tema del bilancio comunitario, perché è la tipica ottica dei costi e dei benefici, è l'ottica, tanto per intendere, della signora Thatcher. Se noi parliamo di un bilancio dell'Unione Europea, dobbiamo pensare alla sostanza di questo bilancio, e la sostanza di questo bilancio è vedere come sono state distribuite le voci attraverso le diverse politiche. Quindi benissimo che si siano aumentati i fondi di coesione, ma malissimo che si siano tagliati i fondi per la ricerca, malissimo che si siano tagliati i fondi per la politica estera, in un momento in cui tutti premono perché l'Europa abbia un maggior ruolo. Ecco, qui si possono fare evidentemente delle critiche o dei distinguo sul modo con cui è stato gestito il... È evidente quindi che il dibattito è stato molto italocentrico, il dibattito che c'è stato in questo paese sull'Europa. Era inevitabile, vabbè, in certo modo, certo inevitabile, però questo per conto mio non giustifica il fatto di non considerare l'Europa come un elemento essenziale della nostra vita nazionale, e quindi spingere di più perché questo tema, anche in campagna elettorale, gioca un ruolo maggiore di quanto in realtà fino ad oggi non abbia giocato. Grazie.